Hey Warriors! Ciao, ciao, mi sono salutato di quando siamo nuovamente qui per un nuovo entusiasmantissimo video gameplay, questa volta su Child of Light, ok. E ok, adesso il cecchino mi rifunziona di nuovo, non funzionava più. Comunque, in ogni caso, avevo registrato 5 minuti di video e mi sono accorto dopo 5 minuti che non avevo registrato il gioco. E questo dopo che avevo registrato Dark Souls, mi ero accorto che non avevo registrato l'audio. Io probabilmente devo smetterla di farmi qualcosa, qualsiasi cosa mi stia facendo e di cui non sono a conoscenza, perché a quanto sembra mi sta piacevolmente fottendo il cervello. Comunque, allora, non era successo niente di grave, tranne un discorso che è accaduto, diciamo, parlando con questo corvo che si scopre essere il nonno del nostro compagno Finn, che è un pianione, ma questo ormai l'abbiamo capito. Mentre qui sopra, qui precisamente, avevo trovato un oggetto per aumentarmi di 3 permanentemente i punti magia. E qui sopra, adesso ve lo dico precisamente dov'è questo ragno, esattamente qui, ho trovato la rivelazione numero 3, che adesso andiamo a leggere perché ce la siamo divertiti. No, io mi sono scordato di fare il video, quindi niente, voi non vi siete scordati niente, torna su. Quindi momento poetico, pensiamo a Shakespeare. Ok. A molti un'idea può fare paura, che infesta come un tralcio in giardino, non visto e intricato dalla verzura, scopre le teste sepolte vicino. Svelle dell'ordine ogni struttura, intenti a violare il verde divino. Tralci stanta il fiume e la roccia dura, chi mai dovea coltivare il giardino? Piante selvatiche che vi accudisce, passano le api curiose sui fiori, vengono d'onde il giardino finisce, e dalla natura rendono gli onori. Col pungiglione il pauroso atterrisce, l'ape mai tralci dà frutti e colori. Ok, probabilmente ho letto di nuovo male il momento poetico. Ah già, avevo anche aperto questo e questo, che mi avevano dato rispettivamente, non mi ricordo cosa, ma uno tra questi oggetti. Di cui non ricordo. Vabbè, non mi ricordo che diavolo di oggetti mi hanno dato. In ogni caso, volevo provare, dato che ancora non l'avevo fatto perché stavo chiacchierando, a combattere con questo. E non sono riuscito a prenderlo da dietro perché sono un coglione. Non fa molto male, quindi lo farò direi a lui. Però lui immagino che il monsone fa male. Ti avrebbe mai detto vulnerabile all'acqua, sciapa qua. E vai con fuoco indomabile. Nuovo livello per loro due, anche per lui. Buono, è un nuovo oggetto. Quindi tu prendi finalmente fendente 2. Aumento forza. E tecnicamente avrei potuto aumentare fendente più, ma non riesco ancora a capire come mai quelli sono bloccati, a meno che non devo arrivare alla fine e poi mi sblocca quelli successivi. Chissà come mai. Andiamo qui. Yes! Aumentiamo la magia. Ma sei. Piacere di conoscerti, uomo di pietra. Nei gomiti e ginocchia hai delle fessure. Spero non ti offenda se ti chiedo un favore. Posso piantare un po' di menta tra le tue giunture? Ok. No, non si offende. Non è tipo. Dai, dannazione. Come puoi pensare che uno come lui si offenda per una cosetta da niente come questa? Come chiedergli di mettere. Volete farvi piantare della menta fra. Che ne so, tra le ascelle? Potrebbe essere un'idea. Quindi, fai così. Mentre tu, monsone su lui. E e anche questa è andata. Dai, è il nuovo livello per Mirabella. No. Come diavolo si chiama lei? Mirabella, ribella. Quel che è.
Cannazione. Ok, ultimo punto, vediamo. Non mi sblocca i successivi. Mi chiedo come mai. Bella domanda. Probabilmente più avanti magari si sblocca un qualche cosa per poter aumentare. Anche perché se no non mi riesco a spiegare come mai ci siano dei punti vuoti. E mi preoccupa il fatto che ci sia delle scosse d'assestamento. Ok, che cavolo c'è qui? Bello. Che diavolo? La fontana. Oh! Ok! Ursula, dove l'avete lasciata? Wow! Ma senti la musica! Che figo! Acqua! Tu rosso! Yes! Vai, vai, vulnerabile a fulmine, quello blu! Ok, perfetto! Aio! Aio! Ok, allora! Sempre rosso? Ok! Mi spiace per lei, ma meglio un attimo dove lei che gli altri, vai! Perché? Dai, dai, vai col monzolino! Io non vedo su a cosa sia... Questo è fuoco, magari è terra. Sembra di giocare ai Pokémon, ma quello è terra, aria. Che cazzo? Che diavolo è? Oh, dai, grande schivata. Questa non l'hai schivata. Ah, cazzo. No. Pensavo sia allora. Sono in dubbio. Proviamo. Dobbiamo vedere il verde che è. Che tu fai un altro pendente. Dai, dai, dimmi che sei. Dai. Sì, grande. Dai, pendente. Yes, dai, che ce l'abbiamo fatta. E caso hai proviamo qualcosa di speciale, bene, ok. Polvere. No, cazzo. Dai, rallento, vai così. E vai con la polvere. E non so parlare di militari. Dai. Yes. E boom, baby. Oh, ancora? Avevo fatto una cazzata, sì. È vero, potrei anche curarla. Dovrei usare un oggettino. Monzione. Pozione. Vai. No. Ci siamo giocati un compagno. Posso neanche curarlo. Azione. Posso neanche usare la polvere. Vai col tonico. Vai. Dai, non me lo va qui. Dai. Polvere. Vai, cazzo. Fanculo. Schifoso. Tu proprio non riesco a rifatte il brand, eh. Ma è morto! Dai, cazzo! E lei si rialza. Oh, ehi! Sono svenuta un attimino! Ah, che diavolo succede adesso? Perché sta ancora trapando? Vai, 16, vai, 16, ok. Raggiungi le acque, presto! Mi ricorda qualcuno lui, ma non riesco a ricordarmi chi. Ora non saranno più uccelli. Liberi dall'incanto i capelli. Yeee! Che curioso bacino! Mostra le brame del cuore di ognuno. Vedermi farà il sole e la luna. Guarda, magari avremo fortuna. Vi prego, è sabato santo, orsù vostra grazia. La gente s'attende un discorso, orsù vostra grazia. Aurora, mia Aurora, il mio cuore è spezzato. Vostra grazia, chiamate un dottore, vostra grazia! Ok. Padre! Ok, scusa un attimo, devo bere. Hai visto per caso il sole e la luna? Direi di no! Rifai questa strana magia, per favore! Funziona una volta soltanto. Sto male. Che colpo temibile al cuore! Era temibile o terribile? Ah, credo di aver letto male. Dannazione! Oh! Ora ritornano tutti umani! Che belli! Puff! Fun! Nonno, che gioia vederti! Cadence con Arta!
Sono pronta a sfidarti! Oh, principessa! Aurora, vi prego, madame! Ma poi perché si incazza sempre questa quando la chiamano... Principessa! Oh, tazza, dai, tu sorella! Che cazzo! Ok. Grazie a nome di tutti, oh piccola Aurora. Temevamo di non veder più le dolci verdi colline di Lemuria. Potessi essere lieta, ma il mio cuore è angosciato. Mio padre, io temo che sia ormai spacciato. Il flauto della dama, vediamo cosa farà. Vediamo, chissà. E suona il suo flauto, oh. Mo elimina i nemici in automatico. Aurora, il tuo canto mi ha proprio rapito. Che melodia dolce ho appena sentito. Nulla è cambiato, neanche una brezza si è alzata. Eppure non so, sono un po' rinfrancata. Ok, azione completata, caparbio capillio. Ehi tu, sventurata! E il bambino che era scappata. Un attimo solo però, facciamo così al volo. Chiodi. Offline. Ok. No, perché sennò poi iniziano a continuare ad arrivarmi le richieste. Ed è un po' maledetto se devo leggere qualcosa. Quindi aumenta la forza. Mentre tu niente, Finn. Direi di aumentare i PM. Tu aumenta qui. E direi basta così. E ho rifatto la rima. Oh, oh, oh. Oh, che cavolo vuoi dire? Quindi, per dove stiamo puntando? È da un po' di tempo che me lo sto domandando. Un attimo, eh? Abbiamo scordato qualcosa? Nient'altro che me. Ho 13 anni con... Hai 13 anni a barba che ti arriva ai piedi. Ma i coglioni! Strani i capellini. Ho 13 anni compiuti da un mese. Il che mi fa un uomo, veramente. Una simile barba già a 13 anni. Vedi, non sono l'unico che si fa sti problemi. Ma non è che sei un vecchio pedofilo che dici, no, guarda, sono giovane dentro, vecchio fuori. Ma in realtà sono giovane io, sono proprio... Mi ricorda Ratman. Non so se avete mai letta la puntata di Spider-Man di Ratman, che c'è Peter Parker che va dal vecchio tutto raggrinzito eccetera. Dottore, dottore, come va? Ebbene, oggi è il mio compleanno. Ma va, come lo festeggia? Dove lo festeggia? Andiamo a festeggiarlo da me. Andiamo a vederci un po' di... i neutroni eccetera, spariamo un po' di radiazioni in giro che fanno degli effetti buffi, ma non fanno male. No, guarda a me, che ti sembra che sto male? No, quanti anni ha? 20. Vabbè, detta così non dovreste vedere l'immagine, insomma non capite niente. Andiamo avanti. Due capellini invecchiamo precocemente, il nonno è stizzito perché ho fatto danni. Mostrare coraggio, questo io devo, vi seguo? Va bene, farei da scudiaro, prego. Però non russare. Ben detto, tra i muri la notte fai tremare. Tu i muri la notte fai tremare. Oh, poverino. Ma perché, cattivi? A sinistra alla pianura di Rambert. Ok, ma dobbiamo terminare di sentire la voce della gente che sta qui. Quindi, termino questo video gameplay. Il prossimo video gameplay vedremo le quest che ci daranno questi simpatici e baldi capellini, di cui probabilmente lui ha 6 anni, lui 10. E questo gliene do 15, dai. Quindi, ciao a tutti, bravo, sono Rax91. Oh yeah.